Sono le 6.58, siamo alla porta delle Due Valli, siamo partiti alle 5.40 e abbiamo fatto la pineta, dopo circa un'ora eravamo alla pineta della Baita d'Oro. Siamo a quota 1092, abbiamo fatto l'osservatorio e adesso siamo sul sentiero 665 in direzione rifugio bivacco delle Cadoniche. Non ho visto che ore sono, comunque qui la salita si fa bene a sentire, però il sentiero si sta degradando appena. Ore 8.45, abbiamo finito la pausa al rifugio delle Cadoniche, abbiamo riempito l'acqua, abbiamo riempito le scorte d'acqua, sono ancora vivi, sono 3 ore di cammino, abbiamo fatto circa 12 km e cominciamo a mettere in discussione il fatto che solo andate siano 18 km. Siete anche tardi. Ti piace questo segno? Quasi al rifugio di Maria Maddalena, ancora di qua non si vede Costa dei Grassi, però si vede la Vallata del Secchia, manca veramente pochino.
siamo a Rifugio Maddalena e questo è il panorama con la pietra di Vismanto, spero che si veda perché c'è un po' di foschia, ancora non si vede dove siamo partiti, però ancora più evidente la Valle del Secchia e niente, non ci fermiamo perché la prossima sosta è prevista in cima al Ventasso. Qui è il solito posto super panoramico del Ventasso, peccato questa foschia. Sono le 10, siamo in cima al Ventasso e tutto bene, siamo un po' preoccupati per il tempo, si vede il mare, quindi non c'è tutta quella foschia. Questo è il panorama verso il Casarola, lì c'è il Casarola, questa è grossomodo la strada che dobbiamo fare. Nonostante la foschia si vede abbastanza lontano e adesso vado verso il panorama sul lato Valle del Secchia. Siamo arrivati in cima al Ventasso, un attimo dopo sono arrivati un nuvolo di ragazzini. Lì da dove siamo partiti, adesso lo indicherò bene. Tutta la strada chiaramente non si vede perché rimane nascosta dal Monte Campestrino. Là c'è il Cusno. Le Porraie, il Bradio si è visto, il Caval Bianco e in fondo si vedono la Quale.
stavamo valutando la pendenza del sentiero 667 e stavamo dicendo che ci sembrava molto agevole, e proprio mentre volevo registrare questo nostro pensiero, il sentiero ha cominciato a essere meno agevole, e anche se non è così ripido come poteva sembrare dalla cartina. Questo al ritorno sarà l'ultima salita vera da affrontare prima di arrivare al lago del Ventasso. Dal Ventasso, dal lago, poi ci sarà un'altra piccola salita e poi sarà tutta discesa fino a casa. Comunque diciamo che questa è la preoccupazione più grossa di questa giornata, per me almeno. Sono le 11.25 e siamo al passo di Partizzano. Adesso andiamo a vedere, fare acqua al passo al Partizzano, appunto, e poi dopo cerchiamo di capire che strada dobbiamo prendere per arrivare il prima possibile al passo della Scaluccia. Sono le 13:15, stiamo per ripartire dal passo della Scaluccia per salire in Casarola. Abbiamo già fatto 24 km e qualcosa come, quant'era il dislivello? 1260 metri di dislivello. Diciamo che ce ne manca ancora un bel po' e ci ripiamo, se arriviamo alla Scaluccia. Dopo la strada 4 km, 1300 metri di salita, discesa da un secondo che non conta niente, e ora ne facciamo 700 qua di facile, facile però.